Poracci, c'è ancora molta incertezza su come si svolgerà il passaggio generazionale verso i nuovi hardware e sebbene Microsoft si stia impegnando per garantire all'utenza una transizione quanto più indolore possibile grazie alla Smart Delivery, starà alle singole aziende decidere se uniformarsi a questo modello o meno. E ad aprire le danze ci ha pensato 2K Games, che nel mostrare la strategia di distribuzione per NBA 2K21 ci ha messo di fronte a uno scenario quantomeno preoccupante. Con la next gen potrebbe arrivare anche un significativo aumento di prezzo dei giochi. Prima di cercare di capire cosa sta succedendo, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. Recentemente era stato Sean Layden, ex CEO di Sony of America, a far notare come ormai le produzioni AAA avessero raggiunto dei costi insostenibili per sviluppatori e publisher e che il futuro del mercato videoludico poteva andare solo in due direzioni, o verso un ridimensionamento dei budget dietro alle grandi produzioni, oppure verso un rincaro dei prezzi suggeriti al pubblico. E 2K Games sembra confermare questo secondo scenario perché ha da poco comunicato ufficialmente la strategia di vendita dietro a NBA 2K21, mettendo in chiaro quali saranno le versioni disponibili al lancio e il loro prezzo. La cosa grave, poracci, è che il titolo non solo non supporterà la Smart Delivery, ma le versioni base, Current e Next Gen avranno una differenza di ben $10, portando il prezzo consigliato delle versioni PS5 e Series X a $70. La Mamba Forever Edition, al prezzo di $99, andrà a ricoprire l'offerta vista in passato delle edizioni speciali, ma questa volta, oltre a vari bonus in-game, agli acquirenti sarà garantita una seconda copia della Standard Edition del gioco, pensata per l'altra generazione della stessa famiglia di console. Insomma, con $99 avremo quello che Microsoft offre gratuitamente con la Smart Delivery. E se ci pensiamo, questo modello è peggiore del già poco convincente Dual Entitlement di EA, che permetterà ad esempio di scaricare un update gratuito dei suoi giochi entro un certo tempo limite. 2K Games ha giustificato il rincaro di prezzo della versione Next Gen, che per forza di cose preclude l'adesione alla Smart Delivery, facendo notare come NBA 2K21 sarà un titolo pensato nativamente per gli hardware di prossima generazione e non un semplice upgrade grafico di quanto visto in precedenza. Per quanto sulla carta questo possa essere un discorso comprensibile, fa strano vedere un aumento di prezzo del genere in un titolo già stracolmo di microtransazioni e acquisti in game, dove tra l'altro gli sviluppatori si sono assicurati di poter rendere trasferibile il credito virtuale da una versione all'altra. Per quanto sia impossibile esprimersi se effettivamente il salto generazionale giustifichi il prezzo di $70, tanto per quanto riguarda i costi di produzione, quanto per i benefici di cui potranno giovare i clienti, questa notizia getta ancora più incertezza sull'arrivo di PS5 e Xbox Series X. Se le politiche adottate da 2K Games diventeranno degli standard dell'industria, si prospetta un futuro tutt'altro che roseo per noi appassionati, e sono sempre più convinto che la vera battaglia tra Sony e Microsoft si giocherà più che sulle specifiche tecniche, sul prezzo delle loro console. In un periodo difficile come questo, quanti potranno permettersi ancora di seguire con regolarità le uscite e magari continuare a comprare al day one? Poracci, voi cosa ne pensate? $70 e di conseguenza euro diventeranno il nuovo standard dell'industria? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei ultimi video. Io sono il Poro Michele, col sovrapprezzo, ciao!